Noi lettori di Liguria Today siamo con Giampiero Aloisio, l'ideatore di Genova per voi. Giampiero, è soddisfatto di questa edizione che peraltro termina domani con la finalissima? Siamo soddisfattissimi perché gli ospiti che abbiamo invitato e non ultimi questi di Universal Music, Leyendar, cioè Klaus Bonondi e Lucrezia Savino, perché sono stati molto divertenti, ci hanno spiegato come funziona la fabbrica delle canzoni e ci hanno raccontato anche qualche aneddoto su nomi noti e su canzoni note della musica italiana, storie e destini di come si arriva alla musica e della musica che forse arriverà. Domani però la finale decisiva alle ore 21 al Teatro di Strada Nuova. E se lei dovesse già fare una previsione o comunque una fantasia per l'edizione numero 10 del 2023? Mi piacerebbe aumentare questa cosa degli interpreti, perché quest'anno abbiamo fatto autori da tutta Italia e interpreti di Genova. Mi piacerebbe estenderla a tutta la Liguria. Benissimo, cioè, una visione più ampia. Più ampia, radicata nel territorio e proiettata all'Italia e non solo, perché i nostri autori usciti da qui vendono in tutto il mondo, quindi proiettata all'esterno, all'umanità. Grazie. Prego.